sempre da stufato. Comunque la sento morbida e dura nello stesso. Allora, dura nelle reazioni iniziali, poi sostanzialmente morbida la moto. Passa a capo. Aia, quale vuoi? A Ah, 400. 400. Andata a voto. Andiamo a provare. Mettiamola qua. Invece con questa qua, quello che sento che ti dice, ecco, come dice Cozzini, che dice chiediti perché la moto non ti, perché non apri. Questa ti tende a dire, ma apri, dai gas, apri. Vai, vai. Sai perché? Perché pure che prende una pietra, tu subito te la controlli, cioè. Le masse sono importanti. Però guarda una cosa, che questa qua hai anche un baricentro un po' più alto. E quando gli imprimi un movimento è una cosa. Reagisce Con una prima. moto Sì. bassissima come questa, con un baricentro basso, hai una grande stabilità. Però se c'è un movimento per farglielo Certo, cambiare, certo. gli devi imprimere una forza notevole perché hai un baricentro bassissimo. Però No, ma dovrebbe. infatti In non so perché contropartita io. dovrebbe essere più stabile, cosa che invece non mi sembra. Comunque, quella ruota davanti io la farei sparire. Fa schifo. Non lo so, qua ho avuto strane sensazioni dell'anteriore e molto penso che siano legate alla gomma. Pronto? Facciamoli passare. Sì. Dimmi. Sì, ce l'ho, ce l'ho. Stai scendendo. Buongiorno. Ciao. Ma fra poco c'è il signore però. Ah? Buongiorno. Buongiorno. Comunque le inerzie e i movimenti di una moto da 400-450 si sentono tutte quante. Ce l'hai avuta la differenza di sensazione quando sei salito là? Cioè che la motocetta è proprio leggera, è proprio. E ti sembra. È così tanto poco il motore. Ti abitui, come sali ci vuole, ma che poi dopo tempo Però ti perché con abitui. questa devi allungare un po', devi farla salire un po' per avere un po' di potenza. Là ce l'hai subito. Però, tutto sommato, non è che è proprio poco, sei irreperibile. Vamos, vamos. Vamos. Metti in modo troppo. Armando, no, sto un coppo Vesuvio. Che ha fatto capo Che cala? Che ha scritto? ne faccio? Ah, nel senso che la registrazione vocale ha fatto. Usava la scrittura No, vocale. c'è la giovannata, no. 3 secondi. È sto un coppo Vesuvio, la scrittura vocale, non pensi che hai capito.
WR che fa. Hanno arrivato i compari, B. Una direzionalità mostruosa, sta la scatto, sta piastra appunto, cioè chi che le... la ruota può essere la ruota come possono essere anche le molle, che per te sono dure ma per lui no, perché io pure l'ho sentito questo problema, però non tantissimo come lo sta lamentando lui. Ha buona messo via, ma ora stanno nel fletto, ma poi facci da cagna. Allora, che pulite fa prima tra i va bene così? Vabbè. Tu hai detto si aiuta così, ok. O a cestisse. Tu mollo che hai divertito. Ma comunque ci metti secondo, vabbè, ci porti di velocità perché secondo fa male, non è cosa. Ci porti tutto per forza in velocità. Ma se non è passata di sé. Non te la fai, Rocco, tu. Non te la fai, Rocco. No, voglio evitare di tromberogli tu. Ma fa almeno un momento non capire la differenza. Non hai potuto capire, Mimbo. Mimbo non ha capito. Lo sa, ti ho fatto il giampao. Buongiorno. Tiri là, ti sei dito di sé. Ti sei dito di sé, secondo me. No, tiri là, ti vedi subito là. È strano proprio, però. Senza hai fatto una cosa del genere? Ma la potenza lo che fa la differenza. Balla bici. No. Io ci sono due.
Quando ci è arrivata la coppa una strana puzza. Ma la sento un po' più su. Perché non penso manco che è passata lì, sai? Pure una puzza curiosa. Facciamo da raffreddare un attimo. Guerrina, che è successo? Vedi come torna l'endless acceleratore? Cioè quando tocchi in manopola sarebbe meglio con ba questo grazie perché recita l'abbiamo già sentito che saliva meglio la potenza è loca ma la cazzo è stabilità amra bello certo in manopola. Eh? Non la sento buona. No, non va buono infatti. Ma c'è un perno a terra là che? A ruota. Ho mo. Oh là, noi, vedi che ha perso là. Giusto là. Chi se ne dà pegno là. Però c'è un piccolino là, mi sono a caro. Ah, sì. Come dire, chi se sta la stessa botta con collettore, di là. Perciò, da destra. Per fortuna che è caduto qua. Infatti, che si dica, meno male. Cioè che lei sarà caduto dentro al motore e poi è caduto. Questo qua stava qua. Eccolo qua. È stato un collettore che ha fatto la va. Quando il co- ah cazzo, io poi aggiungo convinto. Guarda qua. Pesa? Ma c'è più c'è di qua. Coppo collettore. Coppo collettore, cioè c'è proprio. Convinto, come ci stava fino a me, che pure bruciai quando ti stavano in coppo terminale. E guarda qua che culo. Ha consumato tutto quasi, non è arrivata la pelle giusta. Metti un po' di acqua. No, poi boh, c'era una bottolella, ma non capiva, ci ti mannaccia morto. Ma come, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, e poi... Gitti, vedi che cosa si sta... Lo cacciavite. Cioè, c'era una bottolella. Io non l'ho portata. Aspetta, faccio così, Ma secondo me la roba ci vedeva la bottolella. Qua sto pariano proprio, io sto soffrendo proprio. Però sto pariano stesso. No, ma mi pesava di più se non riuscivo ad uscire. Perché quella cosa psicologica del... A cui ti è sbloccato a me? No, no, mi pensavo il fatto... La caduta va bene. Pronto? È stata una cazzata, c'è stata. Sì, però chi è? Se mi impediva di uscire oggi... Franco? Oh, Franco. Se mi impediva di uscire oggi ci rimaneva male, capito? Mo'.
Questa settimana stessa un po' a scarsa, franco, se potessimo arrivare la settimana prossima troppo fosse meglio. Gas sulla salita, era aumentata troppo la pressione. Capo, Si non è che stai proprio mis buon, eh. Gico, come rapporto hai visto che non è corto? No, è corto. Sta facendo corto. Assai. Ma considera che è 6 marce però. Franco, un po' vecchia, sì, tengo possibilità pure di mandare un collega. A marcia, perché ti mandano un collega. E più stai perdendo tempo, più crei okay. che incidono sulla stabilità. Se tu stai sul veloce, babbo, e babbo, ti trovi okay, con una okay. posizione come questa che ci sta la pietra, sì, signore. Ti devi mettere a pezzo. Ciao Franco, ciao. La marcia o scartare la pietra. Invece tu ti piazzi con la marcia quarta, puoi fare tutto con la quarta, lascia la quarta in dei gas. Cioè, meno, pensa che là meno sopra cose da abbiamo fatto intorno alla pigna. Di terza, non scalavo proprio, talmente quella è corta. Di terza, si arrepigliava subito perché sotto ha una coppia incredibile sta micella. Non hai idea di quanto migliori una moto lunga, allineare, cioè che sta qua sta lunghissima, oh, sta. Si deve io sto casco, sto in una posizione poco scomoda. Sta 14, adesso questa qua sta 14,47, dal 13,50 che l'ho trovata. Capito quanto è stata allungata? E per me in alcuni casi la sento ancora lunga. 5 marce. Poi Mimmo, però sono cose che ci arrivi mano a mano, mo tu trova il tuo equilibrio, pensa a camminare. Dicevo qua ci metto una quarta rinda e cammina. Allora che tu non usi la quinta e la sesta, ci sta scritto la coppa manuale che usano forza. Scusa, qual è un problema? E ti faccio vedere che più aumenterai i rapporti, più sfrutterai la coppia ai bassi giri e userai le marce tu. Cioè io con questa cambio come se avessi le marce corte, ma io tengo il marcio lungo. Tu per sfizio, rivediti il video della caduta. Senti il mio motore, senti il suo motore poco prima della curva della caduta. Senti che il mio motore non va mai in tiro, eppure i metri li fa. E senti il suo motore, lui pesa di più, perciò deve dare gas, sono 2,50, cioè la differenza di 30 kg ci sta, pure si rivede nella ripartenza, cioè io sono partito male dalla curva, però arrivato a un certo punto è arrivato più veloce di te, perché 30 kg mancando, ma fanno 2,50. Si fanno a te. Guarda qua. No, che è un Mercurio, questo tagliai proprio. Aspetta giù. No, magari accompagnala in un po' di sport, facette Carmelo, vai in ospedale, fatti mettere un punto perché così magari migliora pure un valoreccio. Accetta, grazie tesoro. Accetta, però mangi, puoi mettere pure la chilo. Madonna mia. Se uno avesse io a faticare in queste condizioni, non ci esce. Manna il suo certificato medico e dice non ce la faccio che la spalla a mandare la penna. Però a guidare una moto, secondo me veramente stasera me la fa pagare. Rimane però tu uscite quasi in un rione. Vediamo. Dopo un momento mi sento più un pulcino. Scusa, sì. Ma oggi la frizione dovrebbe slittare in basso quando c'è la maggior coppia, non in alto. In teoria sì, ma in basso magari non te ne accorgi. Hai capito? In alto si sente. Ma accorgi più in basso, così l'aio sente che slitta. Invece. Ma il problema è che se lo fai sull'asfalto è come dici tu, dove c'è un'aderenza, è come dici tu. Ma se è un terreno come questo che cede, tu non cede prima che cede la frizione. Mentre agli alti giri, quando vuoi ancora potenza, il motore gira a vuoto. Tanto è vero che Rocco faceva, guarda se sta slittando la ruota, perché accelerava e dietro non schizzava sabbia. Il motore saliva di giri, però la ruota a terra non stava scavando. No, secondo me o puntato o dischi consumati, però potrebbe essere, perché i chilometri tu li tieni. Ciò potrebbe essere, vabbè, se anni ne dici. Vedo che è peggiora, no? Mica mamma manca. Ma che te non importa? Tanto, ma quando si è consumato completamente, la piglia cagna, che non è che pregiudica qualcosa. Va bene. Thank you.
Io per esempio saggio un coppo 4,50 di giambavo, lì non la sento, anzi a volte mi pare veramente più leggero rami. Che è successo qualcosa? Non lo so. Dobbiamo provare a risalire.